dell'altro, dell'altra figura, quello sul volo all'ala, il fondo a destra, dove un tiene tutto dritto, abbiamo a destra che si presenta una figura come si libera in aria, sembra una farfalla, e in acrobazia vi posso garantire che fa veramente dei numeri, è quasi vero. Per piacere, ecco, presentazione al campo di questo meraviglioso modello. Complimenti al Librolon che ce l'ha messa tutta, per me deve aver lavorato anche di domenica. E difatti sta parlando solo di là. Da tante mille peripezie il nostro caro Zanchi. Bene, si prepara allora dall'Ara Clay con l'Extra 300, vedere un po' di snellire i tempi, perché più siamo e più prima facciamo e meglio stanno tutti. Presentazione in volo rovesciato, notate la mancanza totale di sgabbio al modello. Qui cadono i denti, se avete le dentiere rimettete un po' d'adesivo. Ripresentazione, non so se notate la leggerezza col quale compie l'evoluzione, una cosa, è un pennello. E da ammirare allora anche il pilota, il nostro caro bravo Librolon. Adesso si è imparato il cognome, non lo dimenticherò più. Schneider dritta, a quota costante, non so se notate, è praticamente se qualcuno gli avesse messo un compasso e l'avesse girato, e lui fa queste manovre qui. Altro looping down. Appunto di Librolon, un applauso a questo ragazzo che veramente ci ha dato un bel volo, grazie veramente, era un pennello. Bene, si prepara invece Zanchi Luciano, l'ha satanato. Adesso vedrete un volo al contrario di questo, un volo velocissimo, fatto appunto con un F-104 in riproduzione, mosso da una ventola intubata. Se non sbaglio dovrebbe essere una Glacial, ma comunque non voglio dire, non si sa mai. Ecco, è già la messa in moto, atterraggio del Sukhoi di Luca. Grazie Luca, veramente eccezionale. Molto molto bello questo modello e molto bello il volo.